bambino di strada, un menino di rua, è un bambino, un ragazzo, che ha fatto della strada la sua casa. Passando in scena, non usa nulla, non spera, non fuma maconha, non usa nada, sai no. Ha preferito la strada come un'alternativa molto migliore della casa. Lì si è costruito la sua famiglia con altri ragazzi. Lì si costruisce la sua vita vivendo di forme di sopravvivenza variate. Ah, io queria vedere perché vedo che c'è molto menino che viene anche di nuovo. Già non c'era mai. Você è di onde, mio figlio? Io sono di Campos. Sei di Campos? Você è di onde? Você è di onde? Di Nova Iguaçu? Volta Redonda. E você è di onde? Do Rio. Chiede elemosina, fa qualche lavoretto, ruba, prende la colla, sniffa la colla, si droga, entra nel traffico della droga, è picchiato dalla polizia, è visto con disprezzo dalla gente e molte volte muore prima di aver incominciato a vivere. Tenho casa para menino come voi. Ninguém vai fazer mal para vocês, não. É? Escuta aqui, mas vocês estão dormindo, ó. Aí eu não tenho namorado, não. Ah. Você tem quantos anos? Eu tenho 15. 15. Mas você não gostaria de ter uma casa? Nós temos a casa das meninas também. Ah. Lá em Rio Coto, Nova Iguaçu. Eu vou lá para Nova Iguaçu, tio. Tu conhece Nova Iguaçu? Não. Ele é italiano. Tem que ter levado você. Ô tio, um negócio de ir pra nós comer. Vamos me levar hoje? Que fala ali uma parada. Vai me levar hoje, tio? Olha, você não quer mais. Ô, calma aí, calma aí. Eu quero ir pro colégio. Quero ir pro colégio. Posso vir, tem mais dinheiro. Entendeu? Não, vocês estão aqui sempre? Eu posso vir visitar outro dia? Não, pra ver se ela quiser vir comigo, mas ela tá namorando, não tá? Quem tá namorando? Eu? Não é meu namorado não, tio. Amigo só, tio. Não, 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 beijar na boca. Não beijei, fiz assim, ó. Tô dizendo, tu vai namorar, depois vai fazer um filho, quem é que cuida do filho? Eu mesmo, vou cuidar. Ah, tu vai cuidar, tu tem 12 anos? 15. Com 15 anos tu vai cuidar de um filho? Como é que tu lida comigo? Aqui vai dormir aí, qual é? Tu deu essa chave? Eles ficam aqui toda noite? Toda noite aqui. Todo mundo tá aqui. Todo mundo aqui dentro, um dorme em cima do outro e morre. Ninguém deixando ter um caso pra todo mundo ficar junto. Eu tô te oferecendo, tu não quer? O quê? Ela não quer? Que eu casa? Eu venho outro dia pra ver vocês. Que casa? Eu, tio, vai me levar como hoje? Qual a casa melhor que você acha? Casa das meninas. Que casa das meninas onde? Nova Iguaçu? É, o que eu te falei, estão todas lá. O pessoal aprenderia a profissão e tudo. Só mas eu não menina. Tinha mais visto muito menino aqui. Não parece nada do que ah, qual é, meu? Eu vim aqui com uma heroína. Eu tenho 150 meninos como vocês. 150? Mas eu tenho como se diz, oficinas de profissionalização. Oh, assim, onde é? Onde fica? Eu vou, você onde é que tem? De cara, aqui, ó, ali. Calma, calma. Tem somisto ou tem outra coisa? Tem cachorro? Eu botei minha mão. Um e meio. Quantos são? Aí. Você veio aqui, amor. Eu quero comer também. Quero comer misto. Tá lá, pai. Eu vim pra cá, roubaram meu documento, meu dinheiro e minha roupa. Entendeu? 6 anos atrás. Agora eu tô aqui. Eu vim pra trabalhar. Eu cheguei aqui, pegaram, roubaram ali, roubaram tudo. Entendeu? O meu jeito era ficar na rua. Trabalhando, entendeu? Arrumando, lavando o carro, negócio pra comer. Eu vou ser, hein, mano? Ele vai te dar trabalho, eu fico com você. Quer, não dou. Um abraço. Um abração. No dia che vado a fare il film ti chiamo a 6. E così è cominciata questa avventura che adesso è diventata una struttura grande chiamata Casa do Menor, che è come una mamma comunitaria, una mamma che accoglie, rigenera e fa risuscitare questi ragazzi perché diventano questi figli di Dio che sono, che però la situazione della vita aveva deformato. Non hai nulla in strada, ti senti perso.
Un bambino non è come un cane che si può lasciare vivere in strada o che quando sei stufo puoi abbandonare. Credo che un essere umano, quando viene messo al mondo, deve essere trattato con amore e tenerezza. Del resto anche un cane viene trattato con tenerezza. E allora perché un bambino non può essere trattato almeno come un cane? Ho vissuto in strada perché a casa mia si stava male. C'era bisogno di tutto. Spesso ci mancava anche da mangiare. Padre Renato è allo stesso tempo padre e madre. È una meraviglia. Sono molto contenta di averti incontrato. Un bambino ha fame e vive in strada. Ogni giorno che passa fa esperienze sempre più terribili. Frequenta banditi, ladri e via di questo passo. Quindi il bambino, anche se piccolo, capisce che il denaro nella vita è tutto. Comincia a spacciare nella favela, guadagna bene, fa un figlio con una ragazzina come lui e poi questo bambino farà la stessa vita del padre. Io voglio diventare hostess sugli aerei. Io penso che qui si possa migliorare. Non voglio più rivivere quello che ho vissuto in strada. Mio papà era di una setta. Cominciò a bere e a drogarsi, non so perché. E un giorno ha tentato di violentarmi, ero terrorizzata. Sono scappata, sono andata a lavorare alla Tijuca, in strada. Di giorno in strada chiedi l'elemosina, ma a volte quando nessuno ti dà nulla, devi rubare, anche perché solo con l'elemosina non si può sopravvivere. Qui vado a scuola, qui ho tutto quello che un bambino ha diritto di avere. Sono scappato da casa perché mi picchiavano in continuazione. Un giorno il mio padrigno voleva abusare sessualmente di me e ci riuscì. Mi sono sentito umiliato, ferito, e mi sono detto, vai via di qua e non tornare più. Voglio tentare di dimostrargli che la vita non è finita, che ci sono ancora molte cose da fare, che si può ricostruire. Anche se uno cade, può tirarsi su e ricominciare. Ho usato molti tipi di droga, anche il crack, che mi ha fatto stare molto male. Oggi mio padre è in prigione. Non so quando uscirà e nemmeno lo voglio sapere, anche perché non ho più nessuna intenzione di incontrarlo. Però voglio ancora molto bene a mia madre e ai miei fratelli. Non abbiamo più dei dati ufficiali, perché oggi si nasconde questo conosciuto come il paese che aveva imparato a risolvere il problema dei bambini di strada uccidendoli. In 10 anni, dal 85 al 95, a Rio de Janeiro e periferia hanno ucciso 6.033 ragazzi. Oggi sono di più. Crediamo che in media sono 3-4 al giorno.